Buon pomeriggio, Marco, quando vuoi parlare tu?
Buonasera a tutti dal Pala Poggetti. Si gioca oggi l'ultima giornata del girone dei play-in gold per determinare le formazioni che parteciperanno alla post-season, ai play-off. La situazione nel girone, che comprende appunto anche il Basket Cecina, è quella di quattro squadre che hanno già conquistato la loro posizione, quindi abbiamo Saronno che parte come prima, Use Empoli che parte come secondo, il Basket Cecina che parte come terza squadra classificata e la Pallacanestro Pavia come quarta. Per quanto riguarda le ultime due posizioni, se le contendono la quinta e la sesta, la Virtus Siena e appunto i nostri avversari di oggi, Casale e Monferrato, mentre a una giornata dal termine giocheranno fra loro San Miniato e Gazzada, due squadre che sono già in pratica eliminate e quindi termineranno la loro stagione con questa gara di oggi. Vediamo i quintetti che vanno in campo, tenendo conto che Cecina deve rinunciare anche nella partita odierna a Bogdan Milojevic per infortunio e anche a Dario Mazzantini che è in panchina. Vedremo se potrà essere utilizzato da coach da Prato in questa gara. Per Casale Monferrato, coach Arioli manda in campo il numero 5 De Ross, il numero 20 Raiteri, il numero 21 Dimitrov, il numero 11 Avonto e il numero 9 Formenti, uomo esperto, giocatore che ha calcato anche parquet della Serie A. Risponde Cecina mandando in campo Bruni con Pedroni, poi abbiamo il numero 13 Carlotti, Turini e Pistolesi. Palla a due fra i due numeri 21, la recupera subito Cecina, Bruni può attaccare, può effettuare il primo attacco, si arresta, tira da tre, sbaglia, il rimbalzo è di Casale che attacca con De Rossi. Fuori la palla, ancora gira con lo stesso De Rossi che va a tentare il tiro ma sbaglia, era un tiro da due, rimbalzo di Pistolesi per Bruni che va a attaccare il ferro immediatamente, poi però sbaglia da sotto dopo aver battuto bene il proprio difensore. Formenti per il numero 20 che perde palla, la recupera Bruni, contropiede per Pistolesi, palla persa anche per Cecina. Primi minuti abbastanza caotici da parte di entrambe le squadre. Per Casale Monferrato occorre un successo per sperare nel raggiungimento del quinto posto e una contemporanea sconfitta della Virtus Siena che gioca in casa contro Saronno. Rimessa dal fondo con 13 secondi, ancora al tiro Casale, sbaglia Bruni in palleggio, vediamo che se la gioca andando da Turini che gioca contro Dimitrov, lo attacca e va ad appoggiare a canestro, si prende il fallo ma non i due punti e quindi dovrà andare in lunetta per i due tiri liberi. Il fallo è del numero 21 Dimitrov, è il primo per lui e il primo anche di squadra. Turini in lunetta. Realizza il primo. Secondo tentativo. Realizza anche il secondo. Ora attacco per Casale, ancora De Rossi che gestisce il pallone. Il play va a servire Formenti che attacca il ferro,
e va ad appoggiare battendo la difesa rosso-blu. Bruno in palleggio, su di lui De Ross lavora con molta attenzione. Palla per non abbiamo capito cosa è stato fischiato, probabilmente un'infrazione, un colpo di piede. Dopo la palla persa rosso-blu, rimessa quindi con 24 secondi per Casale Monferrato. L'effetto Formenti, è lui poi che porta palla nella metà campo avversaria, serve a Vonto che attacca, poi riapre fuori, palla quasi persa, può giocarsela ancora Formenti, che ora si trova contro tiro da tre punti che non va da parte di De Ross quando stavano per scadere i 24 secondi. Ci prova anche Cecina, sbaglia anche Pedroni, palla poi da parte di Bruni per Pistolesi che non controlla, quindi si riparte dal fondo. 7:38 da giocare, due pari il punteggio finora, molti più errori che realizzazioni da parte di entrambe le squadre. Formenti fuori dalla linea a tre punti, va a servire a Monto sul quale è rimasto Bruni, palla per Dimitrov, ancora lo stesso Dimitrov che ci prova e realizza da tre punti, è un lungo che tira bene anche dalla distanza Dimitrov. Attacco per Cecina, ci prova anche Turini e realizza anche lui il punto del 5 pari, 6:58 si sono sbloccate nel tiro da fuori entrambe le squadre. Fallo prima del tiro da parte di Pistolesi, è il primo fallo per lui, fallo è stato commesso su Formenti. Gira palla ancora Casale, fuori, anche Avonto è un buon tiratore e lo dimostra mettendo a segno il nuovo vantaggio per Casale. Pedroni va a servire Pistolesi ma non riesce e quindi palla persa di nuovo per la formazione di casa. Ancora Avonto in palleggio per la formazione ospite, ora di nuovo Formenti che vuol provare ad attaccare, riapre, altro tiro da tre, sbagliato questa volta da parte di De Ross, Bruno in palleggio, rimane contro Formenti, poi recupera palla di nuovo, da due punti realizza Turini che riporta Cecina a meno uno, palla lunghissima, palla e poi fallo di Carlotti, anche per Carlotti è il primo fallo e si va con la rimessa per Casale Monferrato. C'è un cambio doppio, cambia proprio l'asse play pivot con l'ingresso di Tommaso Bruci e di Valerio Longo. Da Ross, De Ross, scusate, per Formenti che sbaglia, il rimbalzo è di Pedroni. Pedroni in palleggio, va da Longo che si avvicina a canestro e realizza con un bel semigancio il vantaggio sul 9-8 per il rosso-blu. Raiteri per Formenti, attacca ma perde palla, c'è la possibilità
di andare in contropiede, poi si arresta, Pedroni sbaglia e c'è un fallo del numero 5 De Ross al rimbalzo, quindi secondo fallo anche di squadra per la formazione ospite, due falli per entrambe. La rimessa quando mancano 5 minuti e 8 secondi effettuata da Pedroni. Palla per Turini che ci prova di nuovo, sbaglia dalla media, può correre in contropiede. E viene fischiato un fallo. A me sembrava assolutamente che fosse caduto il giocatore, che fosse scivolato da solo, ma l'arbitro ha visto in altra maniera. Rimessa, il fallo è di Brusch. Ancora un fallo fischiato a Pedroni e anche il quarto di squadra va a quota 10 con De Ross, la formazione ospite, e c'è anche un tiro libero supplementare mentre coach da Prato chiama il minuto di sospensione per parlare un attimo su questa situazione che si è venuta a creare sul parquet. Andiamo a vedere intanto quello che sta succedendo sugli altri campi. Allora, abbiamo a Siena la Virtus in vantaggio 16-12 contro Saronno, vantaggio anche per Use Empoli 8-6 contro Riso Scotti Pavia, e vantaggio più ampio quello di San Miniato 14-6 contro la formazione del Sette Laghi Gazzada. Qui a 4.54 si riprenderà con De Ross che andrà in lunetta per un tiro libero. Non ci sono cambi nella formazione ospite. De Ross in lunetta per il libero supplementare realizzato, si riporta a più 2 la formazione piemontese. Palla fuori per il numero 11 Longo, poi Pedroni per Turini che si arresta, tira da 3 punti, non va, rimbalzo conquistato da Dimitrov che va in qualche maniera a servire Formenti, poi ancora De Ross che va ad appoggiare battendo la difesa, il più 4, primo vantaggio di 4 punti per la formazione ospite. Pedroni in palleggio, fuori per Bruci che attacca, poi ancora per Pedroni, ci prova, il non va, corre ora in contropiede la formazione ospite, ancora De Ross che riapre fuori per il numero 20 che sbaglia il tiro da 3 punti, Turini in palleggio. Poi si arresta e va a realizzare il meno 2. Ancora De Ross in palleggio. Si preparano altri 2 cambi per Cecina. Dimitrov controllato da Pistoletti, come dicevamo buon tiratore anche da fuori, realizza da 3 punti proprio dalla linea centrale. Pedroni, Pistoletti se la gioca appunto contro la difesa di Raiteri, lo batte per un semigancio che riporta a meno 3 di rosso-blu. Raiteri per De Ross, ancora in
tentativo di recupero palla, lo fa e c'è un canestro di Bruci in contropiede per il meno uno. Canestro che nasce dalla difesa, fischiato ancora un fallo a Pistolesi, per lui è il secondo e Casale in lunetta con Formenti. Cambi, esce Pedroni, va in campo Mazzantini, esce anche Pistolesi e va in campo il capitano Pistillo. Formenti in lunetta, realizza, è entrato il numero 33 rosso nella formazione ospite, realizza anche il secondo. Rosso è entrato al posto di Raiteri. Pistillo in palleggio sul meno 3, serve Turini, poi di nuovo Bruci, cambia ancora per la formazione di casa di ospite sul gioco offensivo rosso-blu, che arriva una palla persa. Gestisce ora Avonto per De Rossi, attacca ancora fuori, ancora per Dimitrov, tocco di Rosso, palla per Cecina dalla linea di fondo. 2-0-8 da giocare. Palla per Bruci, su di lui De Rossi, attacca il ferro e c'è un tocco della difesa che lascia 15 secondi alla Svag Basket Cecina per l'attacco. Palla per Mazzantini che si arresta, poi fuori per Longo che dalla media prova a tirare ma non realizza, tocca il rimbalzo Bruci, palla però non controllata, rimessa per Casale Monferrato, l'effetto di Dimitrov. Per De Rossi, di nuovo palla per Dimitrov, poi Avonto, De Rossi fuori dai blocchi, attacca di nuovo, palla poi stoppato, recupera Bruci che va a servire Mazzantini che può andare a schiacciare i due punti del meno uno. De Rossi fuori per Formenti che attacca, poi si ferma. Ancora De Rossi che va ad attaccare, palla recuperata da Cecina che manda in contropiede ancora una volta Mazzantini, fermato fallosamente da Dimitrov, per lui è il secondo fallo e il terzo di squadra, con Mazzantini che va in lunetta per due liberi. C'è time out chiamato dall'allenatore ospite, quindi si riprenderà dopo il minuto di sospensione con la lunetta per Dario Mazzantini. Vediamo gli aggiornamenti dagli altri parquet. A Siena è passato avanti Saronno, 27-25 il punteggio a favore della formazione lombarda, 14-6 il punteggio per quanto riguarda invece la gara della Lazzari di Empoli, mentre a San Miniato c'è stata una rimonta parziale di Gazzada con
San Miniato comunque sempre avanti sul 17-12. Gioco che non riprende, vediamo di cosa si tratta. C'è un cambio, esce Dimitrov e rientra Raiteri. Anche il numero 3 Giacomelli, Mazzantini Lunetta realizza il primo. Realizza anche il secondo. Attacca ora Casale, recupera però palla Drusci, tocco con Longo che va a segnare e si prende anche il fallo di Casale. Il fallo è di Avonto, numero 11, primo per lui, quarto di squadra quando mancano 40 secondi. Esce intanto Turini e va in campo di nuovo Lorenzo Carlotti. Un tiro supplementare per Longo. Che realizza. Porta in vantaggio di 4 punti la formazione di casa. De Rosse che va a servire il numero 7, ora attacca, viene fischiato un fallo alla difesa rosso-blu, fallo di Carlotti. La spinta era stata del numero 20, ma evidentemente la visione della coppia arbitrale è stata diversa. Intanto Raiteri sbaglia il primo libero, sbaglia anche il secondo con Mazzantini che recupera poi il pallone. Può effettuare l'ultimo attacco, Cettina, Mazzantini ancora si arresta, sbaglia, c'è un rimbalzo e la palla che però viene assegnata alla formazione ospite con 6 decimi dal fondo. Rimessa che sarà effettuata da De Rossi. Si chiude 22-18 il primo quarto di gioco qui a Cecina. Vediamo invece cosa sta succedendo sugli altri parquet. A Siena è già cominciato il secondo quarto, il punteggio è di 30-29 per quanto riguarda la Virtus Siena, a vantaggio di un punto. In vantaggio anche l'Use Computer Gross 22-11 contro Pavia e San Miniato 21-15 contro la formazione del Sette Laghi Gazzada.
secondo quarto inizierà con la rimessa a favore della formazione piemontese. Cecina rimanda in campo Turini. Ed esce Carlotti. Casale ha fatto entrare anche il numero 7, Sirchia, che effettuerà la rimessa. Primo attacco del secondo quarto con c'è un fallo in attacco fischiato al numero 33 rosso, il primo fallo per lui. Palla per Bruci, su di lui lavora sempre De Rossi. Va a giocare con Mazzantini, che realizza, vorrebbe anche un fallo che probabilmente ci stava, ma non è stato fischiato. Fermato il numero 33 rosso, palla per Pistillo che attacca, viene fermato fallosamente dal numero 7 Sirchia, primo fallo anche per lui e secondo di squadra per Casale. Ci sono anche due liberi per il capitano rossoblu. Realizza il primo. Secondo tentativo. Realizza anche il secondo. Palla per Raiteri che serve ancora De Rossi. Escono dai blocchi gli attaccanti di Casale, riapre poi per... e c'è una bella stoppata di Capitan Pistillo, si arresta da tre punti e realizza ancora Mazzantini per il massimo vantaggio di Cecina. Canestro segnato da due punti, anzi ora è stata corretta, fallo del numero 11 Longo, il primo per lui. 2-1 i falli di squadra, 29-18 il punteggio. Giacomelli, palla fuori per De Rossi che attacca di nuovo. Giacomelli dalla media realizza e sblocca il punteggio dei suoi. Turini intanto che non può andare fino in fondo, palla ben giocata, poi la recupera comunque Cecina. Turini per Mazzantini, ora si va a avvicinare a canestro, molto bene Longo, però sbaglia da sottomisura. Palla per Casale, da tre punti sbaglia e c'è poi un tocco di Bruci. Palla però che esce dalla linea laterale e quindi la rimessa per la formazione ospite. Rosso ancora per Sirchia, poi De Rossi, di nuovo fuori per Sirchia, palla ancora vicino a canestro per Rosso,
spinge e perde palla per 24 secondi la formazione di Casale. Cambio ora, esce Longo e rientra Pistolesi con due falli, quindi cambio di nuovo anche per Casale, che fa uscire De Rossi e manda in campo Formenti. Bruci in palleggio, più di lui ora gioca Giacomelli, arresto per Bruci, tentativo da tre punti che va solo sul primo ferro, può attaccare quindi di nuovo Casale, lo fa con Formenti che recupera ancora palla, si arresta e sbaglia, rimbalzo di Turini, palla per Pistillo, di nuovo Turini che però sbaglia da sotto, era stata giocata bene dai due Lorenzo Cecinesi. Palla per Formenti, di nuovo per lui che va dal rosso, sbaglia però da sotto, rimbalzo di Bruci che va a giocarsela e ad appoggiare molto bene a canestro per il nuovo più 11. Attacca ora di nuovo la formazione ospite, Formenti fuori dalla linea a tre punti con un bel attacco di Giacomelli che va ad appoggiare, torna a meno 9. Bruci per Pistolesi, fuori per Massantini che si arresta e tira, sbaglia però dalla media, con Casale che ora serve Formenti, fuori per Giacomelli ancora che si avvicina, palla poi che va a un tiro da lontanissimo, Bruci per Pistillo, Pistillo di nuovo per Bruci, si arresta poi va ad appoggiare da sotto ma sbaglia, rimbalzo per Casale, c'è un canestro del numero 20, ferma il gioco poi l'arbitro per far asciugare il terreno, esce Bruci, rientra Bruni, esce anche Rosso e rientra il numero 20 Raiteri. Bruni ora a gestire l'attacco, mancano 5:30 alla fine del secondo quarto, Cecina più 7, pallone ancora per Bruni, Pistillo si alza da tre punti e realizza il nuovo vantaggio in doppia cifra. Giacomelli in palleggio, esce dai blocchi Formenti, ci prova anche lui da tre ma sbaglia, rimbalzo di Turini che va a servire Bruni, c'è un fallo del numero 3 Giacomelli, primo fallo per lui. Cambio per la formazione ospite, esce Sirchia e rientra Vonto, il fallo, la palla viene rimessa nella metà campo difensiva, saranno quindi 24 secondi per Cecina per questa azione. Servito Mazzantini che va poi da Bruni, attacca per fuori per Pistillo, ancora da tre punti, nuovo canestro per il capitano, un bel 2 su 2 che fa allungare nuovamente il vantaggio. Formenti fuori sempre per linee esterne la formazione di Casale, ora penetra, palla persa però
con Pistolesi che va a attaccare, serve Mazzantini fuori per Pistillo che si va ad avvicinare, poi riapre per Turini che da lontanissimo sbaglia, però forse un po' troppo Accademia, fischiato un fallo a Bruni che ha fermato il contropiede, secondo fallo di squadra, time out chiesto ancora una volta dal coach di Casale, mentre noi andiamo a vedere gli aggiornamenti dagli altri parquet. Sempre molto in equilibrio la partita a Siena, 36-35 il vantaggio della squadra di casa, mentre ha allungato l'Ausempoli 33-15 contro Pavia e si trova sul 33-27 la formazione di San Miniato contro Sette Laghi Gazzada con un parziale di parità 12 pari nel secondo quarto. Qui mancano 4:08 come potete vedere dal tabellone segnapunti e il punteggio è di 37-24 per Cecina con Casale che ora potrà rimettere in zona di attacco con 21 secondi da giocare. Palla per il numero 9 Formenti, c'è un cambio di difesa, palla poi per Avonto che fa saltare il difensore, prova da tre punti, sbaglia, rimbalzo però è della formazione ospite, ancora Avonto che va a servire fuori, poi lo stesso Avonto attacca, sbaglia però da sotto, rimbalzo di Mazzantini che serve Bruni. Bruni attacca, va da Pistillo, palla che lo beffa, gira sul ferro, esce, ancora Giacomelli, fuori per lo stesso Giacomelli, poi con un tiro che in qualche maniera il numero 20 Raiteri riesce a mettere a segno, Bruni prova a servire Pistillo ma perde palla con Formenti che ora va a servire di nuovo, c'è un fallo fischiato a Pistillo, primo fallo per lui, rimessa per Casale, esce Mazzantini ed entra Pedroni, esce anche Pistillo, entra Carlotti, Casale cambia anche il numero 20 Raiteri facendo rientrare Dimitrov con due falli, rimessa dal fondo, 2:57 da giocare, Cecina più 11 e 14 secondi per l'attacco di Casale che ha fatto rientrare anche da De Rossi. Palla per Formenti che si arresta e realizza dalla media un bel canestro per il meno 9 con un parzialino di 4-0. Palla per Pistolesi che va ad attaccare, si gira dalla media e realizza molto bene contro Raiteri che ora si incarica di portare palla nella metà campo avversaria.
pronto un nuovo cambio per Cecina con un canestro in qualche modo di Dimitrov, che è abbastanza fortunato, palla che ha ballato sul ferro e poi è entrata. Bruni si vuole sbloccare e lo fa con un bel canestro da tre punti, riportando Cecina a più 12. Manca 1.53 da giocare per chiudere il secondo quarto. Blocchi per liberare Formenti al tiro, ma non se lo prende, va a servire Dimitrov. Ora è Turini che ruba una palla e va a schiacciare in contropiede il massimo vantaggio. Formenti sbaglia, viene poi recuperata la palla da Cecina, Bruni attacca, riapre fuori per Pedroni, ci prova anche lui da tre punti, non va il tiro di palla doppio, anzi no, perché non riprende palla. Formenti è molto bravo, molto esperto, sbaglia però il tiro. Pedroni al rimbalzo, si corre con Bruni che va a servire Pistillo, anzi scusate Pistolesi, poi Pedroni di nuovo, e Pedroni realizza appoggiando alla tabella il massimo più 16. Bella canestro di Formenti dalla media, anzi scusate da sotto, l'arbitro che redarguisce perché ha ritoccato palla dopo che è andata, dopo aver fatto canestro. Mi sembra proprio una piccolezza, insomma dai, non c'è l'ammonizione per lui, e poi va a parlare anche con il suo coach, ma direi che insomma la palla gli è ricaduta quasi in mano, non direi che non non ci dovevano essere gli estremi per questa. Intanto esce Pistolesi e rientra Longo. Partita corretta fino a questo momento, senza nessun problema. Pedroni che recupera palla da Longo, può andare ad attaccare sul più 14. Ancora Pedroni, fuori dalla linea da tre punti, arresto e tiro per lui, canestro dalla media, ben fatto, ultimo tiro ora per Casale, con Formenti che però sbaglia, da palla per un tiro da tre punti che non va di Turini, un secondo alla fine del secondo quarto, rimessa per Casale, palla per Dimitrov che da lontanissimo colpisce comunque il vetro e si chiude sul 48-32 il secondo quarto. Vediamo cosa è successo sugli altri parquet. Come dicevamo, partita equilibratissima a Siena, dove la Virtus Siena è avanti di due punti, 41-39, un po' meno equilibrata a Empoli, alla Lazzari, dove il parziale di 25 del secondo quarto ha fatto chiudere la gara sul 42-16, 42-34 invece il risultato di San Miniato a favore dell'Etrusca. Ci risentiamo fra 9 minuti circa.
Eccoci di nuovo pronti qui per riprendere la cronaca della gara contro Casale Monferrato da parte della Svag, che è andata al riposo nell'intervallo sul 48-32 ed ora inizierà con la rimessa il terzo quarto. Casale che è rientrata con il quintetto iniziale e Cescina che vediamo manda in campo Bruni insieme a Longo, Turini, Pedroni e il numero 13 Lorenzo Carlotti. La rimessa sarà effettuata, la prima palla sarà giocata da Cescina, come dicevamo, con rimessa che viene effettuata su Turini, che consegna a Bruni, poi palla per lo stesso Turini che sbaglia, il rimbalzo però è di Longo che consegna di nuovo a Bruni, palla sempre per Turini che si va ad attaccare il ferro, poi serve Longo che però non può controllare, Dimitrov, palla vicino a canestro, di nuovo fuori, di nuovo per Darossi, ancora Dimitrov che realizza da sottomisura, Bruno in palleggio, Pedroni, ancora Bruni che gestisce, attacca, riapre per Turini che ci prova da tre ma non va, il rimbalzo è di Casale che va in contropiede con Avonto che poi si ferma, restituisce a Formenti, ben giocata questa palla per Raiteri che appoggia il 4-0 di parziale del terzo quarto. Bruni, tocco di piede, rimessa per Cescina, 15 secondi da giocare. Ancora Turini che va a servire Carlotti, poi Bruni attacca, va a servire Turini che si svita, sbaglia però da sotto, prende anche un colpo, Formenti in palleggio, è rimasto contro Longo, serve a Monto, poi di nuovo De Rossi contro Bruni che lo difende, ancora un tiro da tre punti sbagliato, rimbalzo toccato da Carlotti e rimessa per Casale Monferrato con 14 secondi da giocare. 8.04 sul cronometro della gara. Dimitrov fuori di nuovo per De Rossi, ancora Dimitrov che si arresta da tre punti, questa volta non va, il rimbalzo è toccato da Bruni che però lo mette in mano a Avonto, ora Bruni per Turini dalla media, realizza Turini, Dimitrov, tocco di Formenti sul passaggio mal consigliato da parte di Dimitrov e palla per Cescina. Pedroni, c'è un po' di pressione da parte della formazione ospite, arresto e tiro e canestro di Pedroni sfruttando un buon blocco di Longo. Ora Pedroni in difesa, palla per Avonto, di nuovo per lui, procurato un cambio,
poi fuori di nuovo per Avonto che ci prova da tre e ci realizza la tripla. Ben giocato questo cambio con Cecina che ora ritorna in attacco. Bruni, Carlotti per Pedroni, poi Longo vicino al canestro che se la vuole giocare spalla al canestro, gli viene toccato il pallone, recuperato dalla difesa ospite, palla poi però che recupera di nuovo Carlotti e va a schiacciare in contropiede riportando a più 13 il rossoblu quando siamo entrati nel quarto minuto di gioco. Tormenti attacca, riesce a servire Dimitrov che dalla media sbaglia, rimbalzo però è di Tormenti che può andare al tiro e c'è un fallo, vediamo a chi è stato fischiato. Fischiato fallo a Bruni. Rimessa per Casale. ...5.58 da giocare, primo fallo di squadra per Cecina nel terzo quarto. Tormenti, fischiata ancora un fallo alla difesa con due liberi, fallo di Longo, secondo per lui e secondo di squadra. Realizza il primo Tormenti. Secondo tentativo per lui. Realizza. Bruni in palleggio. Tentativo di servire in contropiede Turini che non va. La rimessa è per Casale. Tormenti. Avonto, De Rosse che spicca un blocco, riapre per Avonto. Fischiata ancora un fallo a Bruni sul tiro da tre punti con Avonto in lunetta per tre tiri liberi. Sono 3-0 i falli di squadra con Cecina. Si preparano dei cambi. Realizza Avonto. Realizza anche il secondo. Realizza anche il terzo. Buonissimi tiratori di liberi. Esce Bruni, intanto esce anche Carlotti, rientrano Mazzantini e Pistolessi. Casale riporta lo svantaggio in singola cifra. 8 punti ora per Cecina, con la difesa che diventa più aggressiva da parte della formazione ospite. Mazzantini va a servire Turini che si arresta da tre punti, sbaglia, tenta con Turini che recupera ancora il rimbalzo. Pedroni, anche lui da tre punti, realizza Pedroni, riporta a più 11 Cecina.
Dimitrov in palleggio per Formenti, che va a servire il compagno che viene stoppato da Pistolessi in rimbalzo. Turini con fallo di De Rossi, secondo per lui e primo di squadra nel quarto. Esce intanto Turini, va in campo Pistillo. Rimessa per Cescina, 4:32 da giocare. Pistolesi per Pedroni. Longo di nuovo Pedroni. Si va ancora da Pistolesi, che però non controlla il tocco, dice Pistolesi, era del giocatore di Casale. L'arbitro non è di questo avviso e quindi si riprende con la rimessa per la formazione ospite. Formenti, palla per il numero 20 Raiteri, di nuovo fuori per Formenti che sbaglia da tre punti, rimbalzo settimo, Pedroni può andare in attacco, va a servire molto bene Longo che schiaccia il nuovo più 13. ...3:47 ancora da giocare, fuori per Formenti, si arresta, poi perde palla, intercetta Mazzantini che va in contropiede e viene fermato fallosamente, non c'è fischio, nemmeno dopo, va Pedroni per Longo ancora e Longo realizza alla fine, non c'è la mattanza sotto il canestro, non c'è stato nemmeno un fischio. Avonso e qui c'è un fischio contro la difesa rossoblu. Palla di Mazzantini. Primo per lui. Rientra intanto Bruci e esce Longo. Avonto per De Rossi, arresta e tiro da tre punti, non va Mazzantini che recupera palla e va nella metà campo avversaria, perde palla però con Avonto che può andare in contropiede e va a realizzare. Poi c'è una palla persa e coach da Prato è costretto a chiamare time out per richiamare alla calma i suoi sul 61-48 quando mancano 2:46 alla fine del secondo quarto. E noi andiamo a vedere quello che sta succedendo sugli altri campi. A Siena c'è stato un capovolgimento netto di fronte con Saronno che sta vincendo ora 62-51. Continua il vantaggio di Use Empoli 51-28 e lo stesso vale a San Miniato 53-45 contro Gazzada. Il parziale di Siena è 10-23 nel terzo quarto, quindi è stato tutto, diciamo, rivoltato il punteggio. Quindi 61-48, 2:46 da giocare. E rimessa per Casale Monferrato. Da Rossi,
serve Dimitrov, poi Avonso, anche lui fuori dalla linea a tre punti, lo stesso fa Dimitrov, questa volta sbaglia, rimbalzo è per il rosso-blu con Pedroni che può gestire con calma la nuova azione offensiva. Pistolesi di nuovo per Pedroni, serve Pistillo, ci prova anche lui da tre e Pistillo realizza. Riportando il punteggio del parziale in parità, quota 16. Avonso attacca, poi vorrebbe servire Raiteri, ma la palla è stata toccata. Molto corretti i ragazzi rosso-blu che si sono accusati, l'arbitro aveva sbagliato, e molto corretti hanno dato palla alla formazione ospite. Con il numero 20 Raiteri che va a segnare da sotto. Pedroni arresta il tiro per lui, non va, rimbalzo di Casale, palla per Avonso, poi fuori ancora Avonso da tre punti, sbaglia, rimbalzo questa volta di Pedroni che può mandare in contropiede Pistillo, fischiato un fallo a Formenti. Diciamo che di tutti i contatti che ci sono stati in questa partita, questo forse era quello più lieve di tutti. Infatti Formenti non si capacita del fischio, che però lo ha avvantaggiato in quanto era stata data palla a Pedroni, poi a tre punti, lo stesso Pedroni ora esce, 1:27 da giocare, rientra Carlotti, la rimessa la fa Bruci, che però perde palla. Raiteri ancora per De Ross, che attacca da tre punti, realizza Dimitrov. Si torna sul meno 11 per la formazione ospite. Mazzantini attacca e va, peccato, non riesce a realizzare, prende però due liberi per il fallo del numero 7 Sirchia. Due tiri liberi per Mazzantini. 58 secondi e 8 da giocare. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Ultimo minuto del terzo quarto, De Ross ancora da tre punti, il numero 7 Sirchia che realizza, che riporta a meno 10. Pistolesi per Carlotti, poi Mazzantini, fuori per Pistillo, ci prova anche lui da tre punti, non va, rimbalzo non controllato. Ultima azione per la formazione ospite, c'è differenza di un paio di secondi con il cronometro della gara. Bruci a controllare De Ross che si vuole avvicinare, palla poi per Mazzantini che va a attaccare e va a segnare, ci sarebbe anche un fallo che non viene fischiato, si chiude sul 68 a 56 il terzo quarto.
con un parziale di 20 a 24 a favore della formazione ospite. A Siena, terzo quarto che vede Siena ora sotto di 5 punti, 59 a 64, si è rifatta sotto un po' Pavia, 15 a 4 il parziale con 52 a 35 il punteggio globale, e ha allungato invece con un 22 a 17 di parziale San Miniato, portandosi sul 54 a 52. Per Casale è entrato anche il numero 29 Galluzzo, con Formenti che sta facendo stretching fuori della linea del campo. Casale ora attaccherà nell'ultimo quarto. Il primo attacco appunto sarà della formazione ospite. Virtus Siena intanto si è riportata a meno 4, 6-2, 6-6 alla fine del terzo quarto. Alla rimessa Sirchia per De Rossi, sul quale lavora in difesa Bruci, palla per Dimitrov che gioca fuori dalla linea a tre punti, lo stesso fa Avonto, poi di nuovo palla per De Rossi, infrazione di Pazzi di Sirchia che si lamenta, a mio modesto parere giustamente, perché non era infrazione di passo, ma questo è stato il fischio e quindi si riprende con la palla per Cecina che la porta in attacco con Bruci. Mazzantini per Pistolesi. Pistolesi non va il suo tiro sul ferro, poi ancora De Rossi è rimasto contro Pistillo, lo attacca fuori per Avonto, sbaglia da tre punti, rimbalzo di Pistolesi che serve Bruci. Ancora Pistolesi, Pistillo da tre, realizza il capitano riportando Cecina sul più 15. Sbaglia Galluzzo, poi fermato da Pistillo, palla per Casale, vediamo che esce De Rossi e rientra Giacomelli. Palla lanciata ma non c'è prosecuzione perché la palla tocca solo il vetro, non il ferro. Esce intanto il numero 29 Galluzzo e rientra il numero 33 Rosso. Palla per Bruci che serve Pistillo. Pistolesi, ancora Bruci, linee esterne anche per il gioco cecinese. Mazzantini
serve Pistillo, attaccato dal numero 7 Sirchia, poi va a giocarsela vicino al canestro, apre fuori, tiro che non va da parte di Mazzantini, Giacomelli, fallo di Bruci, secondo per lui, primo di squadra in questo quarto quarto per entrambe le formazioni, 8-0-3 da giocare. Rimessa per Casale Monferrato, Giacomelli, Avonso per Rosso che non controlla, palla che finisce fuori. Pistillo per Bruci. Ora Pistillo che si apre da tre punti, non va, rimbalzo di Casale, palla fuori per Avonso, ci prova anche lui, sbaglia, rimbalzo di Pistillo che serve Mazzantini che viene fermato dalla difesa ospite, Avonso che va invece a realizzare e riporta i suoi sul meno 13. Bruci si prepara il rientro di Formenti, palla per Carlotti, fuori per Bruci, ci prova anche lui da tre, realizza anche Bruci una buona tripla per riportare Cecina sul più 16 a 6:59 dalla fine della gara. Avonso per Rosso, ora la palla sotto canestro, giocata molto bene da Casale questa azione, palla che ha smarcato proprio sotto canestro il giocatore ospite. Pistillo per Bruci, realizza assist di Pistillo, bella canestro di Tommy Bruci. Palla fuori ancora per Casale, gioca ancora per le linee esterne, bella questa azione, lasciato solo Giacomelli che va ad appoggiare, nuovamente meno 14, Bruci in palleggio, si prepara ancora il cambio di Formenti, intanto fallo di Giacomelli, primo anche per Casale. Esce Avonso, rientra il numero 9 Formenti, 7-6-6-2 il punteggio. Ora Pistolesi per Bruci, di nuovo per Pistolesi che dà la media, primo ferro, fallo di Carlotti, secondo fallo per lui e secondo di squadra. Rimessa con palla per Giacomelli. Gestisce con Dimitrov, poi un cambio con Formenti, ancora Giacomelli, marcato da Bruci, fallo sulla penetrazione di Bruci, è il suo terzo ed è anche il terzo di squadra, si riprende a 5:34 con la rimessa per Casale Monferrato. Formenti. Fischiato un fallo a Pistillo su Dimitrov, secondo fallo per lui, quarto di squadra e due liberi per il giocatore bulgaro di Casale Monferrato sul 76-62. Buono il primo.
secondo tentativo realizzato, un po' di pressione, palla per Pistillo, gioca Cescina con Bruci che è rimasto contro al rosso, fischiato un fallo anche alla difesa ospite, il numero 7 Sirchi al terzo fallo, e esce intanto Mazzantini, torna in campo Pedroni, secondo fallo di squadra per Casale. Palla persa sulla rimessa, Dimitrov sbaglia e poi recupera Pedroni, palla per Pistolesi, passaggio per Pistillo mal consigliato, palla persa, chiama alla calma i suoi coach da Prato, sono ancora 4.55 da giocare. Giacomelli per Formenti, Formenti fuori per Dimitrov, ancora per lo stesso Giacomelli, ora va dal rosso, di nuovo Giacomelli fuori dalla linea a tre punti, fermato, c'è anche infrazione di 24 secondi, Pistillo gioca con Bruci, ora va a attaccare di nuovo Pedroni, poi Pistolesi con 8 secondi da giocare, fuori per Bruci, ci prova lui da 3, mette ancora una tripla che riporta più 15 quando mancano 4.03 alla fine. Dimitrov da 3 punti anche la formazione ospite, poi sbaglia da sotto il numero 33 rosso, c'è un fallo di Sirchia, Pistillo alla rimessa nella metà campo difensiva, intanto è uscito Pistolesi, è rientrato Longo, 3.48 da giocare. Pistillo per Carlotti, poi Bruci, va ad attaccare il ferro, tocco di Formenti che però non se ne accusa, palla per Casale. 3.5 da giocare, palleggio, poi Formenti va ad attaccare il ferro, sbaglia, rosso da sottomisura, realizza, c'è da sistemare sul fondo ancora Pedroni, 3.12 da giocare. Su di lui Formenti, lo fa un attimo impazzire e infatti recupera il fallo, è il secondo di Formenti, il quarto di squadra anche per la formazione ospite. Ancora Pedroni per Longo, di nuovo Pedroni, attacca, va da Longo, palla persa però è recuperata dalla formazione di Casale che attacca con Giacomelli, poi il tocco al rimbalzo da parte di Rosso, nuovamente palla persa e time out richiesto da coach da Prato, 2.36 più 11
palla persa questa volta da Pistillo. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sugli altri parquet. Vantaggio di nuovo importante, più 9 per Saronno sulla Virtus Siena, 7-7 a 6-8. Il vantaggio ampio ancora per Use Empoli, 66 a 43, e vantaggio 7-7 a 6-8 per San Miniato contro Gazzada. A Siena siamo a 5 minuti dalla fine del quarto quarto, mentre qua si riprende sul 79 a 68 quando mancano 2 minuti e 36 secondi alla fine della partita. Ancora Giacomelli, poi Sirchia che va dal rosso, giocata bene questa azione, torna a meno 9, poi c'è una nuova palla persa da parte di Cecina, da 3 punti il numero 20 che sbaglia, Sirchia prova a recuperare il pallone, palla poi per Formenti, toppato, recupera però palla e segna un canestro da 3 che porta a meno 6 la formazione di Casale. C'è un errore da sotto canestro da parte di Longo, da 3 punti realizza ancora Formenti, porta a meno 3 i suoi. C'è una palla persa ancora con un fallo e ora invece viene segnalato il fallo a Pistillo sul meno 1, si andrà in lunetta, c'è time out con 1.38 da parte della Svag. Che ha buttato via in 2 minuti tutto quello di buono fatto durante il tempo precedente. Si rientra in campo e il numero 20 Raiteri andrà in lunetta per un tiro libero supplementare. Intanto è rientrato Turini e è rientrato anche Bruni. Raiteri, palla per Cecina, Bruni in palleggio per Mazzantini, palla per Pistolesi che se la gioca contro Rosso che lo spinge assolutamente e c'è il fallo dello stesso Rosso con 2 liberi per Pistolesi. Rientra intanto il numero 7 Raiteri. 1 minuto e 19 da giocare. Realizza il primo Pistolesi.
realizza anche il secondo. Ora si va in attacco per Casale, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus dei falli. Formenti sbaglia da sotto, rimbalzo di Bruni che può andare in contropiede. Pedroni ci vuole provare da tre punti ma sbaglia, forse un po' troppo frettoloso il tiro, con Casale che ora va al tiro da tre ma sbaglia, con Raiteri tocca Rosso ma l'arbitro dà palla a Casale. Time out per la formazione ospite, Rosso non è corretto come i nostri, ha toccato lui ma non ha restituito palla sull'errore dell'arbitro. A 1.16 dalla fine a Siena, Saronno ha allungato ancora, 87-78 il punteggio. A Empoli 6-8-4-3, mentre si è rifatto sotto il 7 Laghi Gazzada a San Miniato, 79-75 il punteggio, quando mancano 2.53 alla fine. Si riprende con 14 secondi per l'attacco di Casale, ce ne sono 46.5 per chiudere il tempo. Alla rimessa Formenti, palla per Rosso, poi fuori per sarà costretto a tirare all'ultimo secondo, non lo fa, con Bruni fermato fallosamente da Sirchia, quinto fallo per lui e Bruni in lunetta per due tiri quando mancano 28 secondi e 8 decimi. Rientra Avonto. Realizza il primo. Secondo tentativo per lui. Realizza anche il secondo. Più 5 per Cessina. Ora deve andare al tiro veloce la formazione ospite. Prova a farlo ma sbaglia. Fallo di Bruni su Rosso che dovrà andare in lunetta quando mancano 17 secondi e 6. Per Bruni è il quarto fallo. Sbaglia il primo. Realizza il secondo, si riporta a meno 4, palla per Bruni che viene spinto e quindi ci sono due liberi nuovamente per lui. Non va il primo.
secondo tentativo. Non va nemmeno il secondo, c'è però il rimbalzo e quindi Cecina può andare ancora a gestire palla. Turini per Bruni, che va a prendersi ancora un fallo dal numero 20 Raiteri, e il primo fallo per lui. 3 secondi e 5 alla fine, più 4 Bruni e Lunetta per due liberi. Non va il primo libero. Realizza il secondo. Palla ora per Casale, da lontanissimo, sbaglia. Si chiude la partita sull'84-79, risultato che condanna Casale al sesto posto e quindi sarà proprio Casale Monferrato l'avversaria della formazione rossoblu nel primo turno dei playoff. Le due squadre si salutano, noi ci rivedremo appunto per gara 1 dei playoff.